Buongiorno a tutte ragazze, allora oggi farò la cheesecake alle fragole con grande richiesta da un sacco di fan. Allora andiamo subito a vedere gli ingredienti. Abbiamo per prima cosa i biscotti che sono la base della nostra cheesecake e io ho scelto di usare Euro Saiva. Allora ho scelto di usare un quantitativo più elevato di biscotti perché userò questo recipiente direttamente per la cheesecake che è abbastanza alto, quindi volevo usare uno strato più consistente di biscotti perché mi piace molto con il sapore del biscotto. Quindi uso 3 confezioni di Euro Saiva che sono più o meno 300 grammi. Poi abbiamo la colla di pesce e uso 2 dischetti di colla di pesce, molto importante per la compattezza della nostra cheesecake. Poi per la guarnizione le fragole, le ho prese al Carrefour, sono le fragole intere surgelate. Poi zucchero a velo e sono praticamente di zucchero a velo 120 grammi. 100 g di burro, 2 vaschette di Philadelphia che sono rispettivamente mi pare 40 e 40, quindi no, 80 e 80, quindi 160 g, una bustina di vanillina e poi 2 confezioni di panna da montare. Io ho deciso di utilizzare più panna che Philadelphia, lo stesso perché non mi piace molto il sapore troppo, diciamo, di yogurt Philadelphia. Voi potete anche fare la ricetta normale che ve lo scrivo comunque nelle informazioni, come io l'ho voluto adeguare un pochettino alle mie golosità. Quindi per il momento gli ingredienti sono questi, adesso passiamo subito alla preparazione della nostra cheesecake. Allora, come primo passaggio faccio direttamente sciogliere il burro al microonde e poi metto nel mio frullatore i biscotti Euro Saiva da frullare immediatamente. Allora abbiamo frullato i nostri biscotti e adesso aggiungiamo il burro fuso all'interno del nostro composto e lo andiamo a frullare tutto di nuovo. Qui, dopo questo passaggio, la nostra consistenza del composto deve essere questa. Quindi adesso lo andiamo a mettere come base della nostra tortiera e io ho messo una carta da forno proprio alla base. Eccoci qua. Allora ho messo la nostra sabbiolina perché alla fine deve essere il composto di biscotti frullati con burro, deve essere come se fosse una sabbia e quindi con questa consistenza. L'ho messo proprio alla fine della nostra tortiera, quindi come base, e poi ho iniziato, diciamo, a dargli forma con il cucchiaio. Quindi adesso abbiamo proprio la base della nostra cheesecake. Mettiamo la nostra fondina direttamente in frigorifero per una mezz'oretta. Adesso, dopo aver lavato il nostro contenitore, mettiamo la nostra Philadelphia insieme alla nostra vanillina e poi al nostro zucchero a velo e ne mettiamo esattamente la metà, quindi 50 g di zucchero a velo, e frulliamo il tutto. Questa è la nostra cremina che deve risultare alla fine. Ora facciamo sciogliere, diciamo, la nostra colla di pesce in abbondante acqua fredda finché non risulta abbastanza gelatinosa come composto. Nel mentre facciamo scaldare 3 cucchiai di panna da montare a fuoco molto basso e le facciamo solo scaldare. Poi sono passati 10 minuti e la nostra colla di pesce è diventata tutta gelatinosa, quindi adesso aspettiamo che la panna riscaldi e poi le aggiungiamo la panna strizzandola un po' e poi mescoliamo il tutto. Dopo aver messo la nostra colla di pesce assieme alla panna, la facciamo ammorbidire e poi dopo mettiamo il tutto, il composto, assieme all'altro nostro composto della Philadelphia con lo zucchero. Quindi lo mettiamo direttamente nel frullatore e poi passiamo a montare la nostra panna da montare, appunto. Dopo aver montato la nostra panna, aggiungiamo anche il composto di Philadelphia con la nostra colla di pesce e lo zucchero che abbiamo fatto prima. Mescoliamo adagio la nostra crema e poi prendiamo la nostra base con i biscotti della cheesecake e mettiamo sopra la nostra crema appena fatta per completare la nostra cheesecake. Praticamente risulterà così. Adesso la mettiamo in frigo per almeno un giorno e poi ci rivediamo domani.
qua. Allora, abbiamo fatto la nostra cremina mettendo il nostro zucchero a velo con le fragole, e poi volevo farvi vedere che ho usato anche il misto di frutti di bosco, li ho presi, quindi userò anche questi nella, per fare la, per decorare la nostra cheesecake. La cosa che uso è lo spray in gel per far sì che la frutta rimanga sempre fresca. Ecco qui il nostro composto, è così. Adesso mettiamo la nostra cremina, la nostra salsetta, diciamo, sopra di fragole, e la guarniamo con i frutti di bosco. Ecco la nostra decorazione. Allora, ho messo anche i nostri frutti di bosco, quindi more, mirtilli, lamponi, mirtilli rossi, mirtilli scuri, eccoli qua. Adesso la lasciamo per 4 ore in frigo. A questo punto sono le 10 di notte, quindi ci vediamo direttamente domani. La cosa che ho deciso di mettere per ultimo è questa, praticamente è un topping Fabri, quindi è la marca Fabri, alla fragolina di bosco. Quindi ne metterò un po' sparso.